Io credo che col movimento si possa esprimere quasi tutto quello che riguarda la vita umana. Io sono torinese di origini e quindi sono sempre stato abituato che la prospettiva più alta di questa città fosse quella della Mole Antonelliana. Di conseguenza devo dire che sarà perché è la mia città, però è stato un po' romantico, come rivedere una persona cara da un altro punto di vista, così per caso, senza aspettarselo. Questi elementi vanno a creare un linguaggio che fa sì che uno spettacolo di danza contemporanea possa essere letto su più livelli. C'è un livello più astratto, più concettuale, più, diciamo, intellettuale col quale ci si può confrontare. C'è un livello anche intermedio per chi magari è più alle prime armi col teatro, in cui l'altro linguaggio, quello più difficile, ci arriva, ma filtrato da un qualcosa di divertente. Questa performance si chiama Pier on the Roof, essenzialmente si svolge sui tetti. L'idea alla base di questa performance era: si prende un'opera d'arte e la si toglie dal suo contesto e la si mette in un luogo quotidiano. E quindi il luogo quotidiano diventa l'opera d'arte. Il mood di questa performance è essenzialmente la meraviglia, lo stupore e il sentimento in realtà molto interno e personale che si può esprimere attraverso il movimento. Quindi lo scontro tra questi due mondi fortissimi, di cui uno molto piccolo e uno vasto e immenso, che crea appunto questo stato di bellezza, secondo me.